Signori, salve, buon pomeriggio. Io sono PG Future, questo è Mucchio TV e oggi vi parlerò di un argomento di cui avrei voluto parlare un po' di tempo fa, ma non ne ho mai avuto l'occasione, né la voglia, pensando che fosse magari un argomento scontato. Però non ne ho mai parlato se non accennato qualche volta che facevo lo streaming. Oggi parlerò di questo fenomeno che in rete impazza, soprattutto sui social network come Facebook, ma li vediamo anche sotto i video di YouTube e altri social. Sto parlando del fanboismo. Il fanboismo, questo terribile morbo che ha insozzato il mondo del gaming e della rete tutta. Perché nasce il fanboismo? Quali sono le origini del fanboismo? Che cosa porta le persone a odiare o amare una piattaforma? Vengono colpiti nell'orgoglio se magari danno qualche punto negativo al loro gioco preferito, alla loro piattaforma. Spiegatemi il perché. Mi sono imbattuto proprio oggi nella pagina di Sony e sotto questa pagina di Sony ho detto alcune cose che personalmente credo non stiano andando per il meglio, ovvero ho fatto una lista tra cui l'eliminazione degli screenshot e dei video dalla piattaforma di Facebook in maniera alquanto ingiustificata, l'eliminazione dello store della PlayStation 3, della PlayStation Vita e della PSP anche, che le hanno tolte contemporaneamente, l'eliminazione altresì delle community, dei party comunitari, funzione utilissima per poter organizzare tornei anche con persone che non si conoscevano direttamente. Tu entravi in una sessione e giocavi con le altre persone e avevi pure la possibilità di conoscerle in questo modo, stesso sulla piattaforma, senza fare magheggi di sorta. L'eliminazione del browser su PS5 lo hanno tolto, e non solo quello. Già in passato il browser era altamente limitato, ma ora l'hanno proprio tolto dalla PlayStation 5. Qualcuno dice che un periodo poi lo rimetteranno, io non credo proprio. Non credo proprio perché con tutti questi movimenti la Sony sta cercando di smarcarsi dai problemi che questi servizi evidentemente danno. Allora io mi chiedo, perché hanno tolto questi servizi e invece sulla controparte, sulla Xbox, no? Perché non lo hanno fatto pure su Xbox, dato che ci sono problemi di privacy, di, non lo so, di gestione? Qualcuno ha detto che il browser è stato tolto per risolvere gli exploit che potrebbe avere e quindi generare qualsiasi tipo di mod e quant'altro, ok? Ma dalla Xbox queste cose non le hanno tolte, quindi devo pensare che a Microsoft sono più competenti. Comunque, per farvela breve, poi ho scritto pure altre cose che non mi ricordo, tra cui l'assistenza della PlayStation, che fa veramente schifo perché le persone, ahimè, spesso non sono competenti e non hanno neanche il potere di fare determinate cose, non ce l'hanno proprio. Quindi mi chiedo, perché difendere a spada tratta certi argomenti che effettivamente sono sotto gli occhi di tutti? Io sono un fruitore dei servizi Sony dalla notte dei tempi, vabbè, non sono mai approdato su Xbox perché io sono
già un fruitore PC, la maggior parte dei giochi che stanno su Xbox oggi sta pure sul PC, prima no, però comunque c'erano giochi che alcuni giochi erano esclusiva Xbox e poi sono passati su PC. Quindi per questo io la Xbox non l'ho mai presa, ma non l'ho mai presa neanche perché nella mia cerca di amici non c'è mai stato qualcuno appunto che avesse la Xbox, altrimenti perché no, lo avrei fatto tranquillamente. Quindi il problema del fanboismo è un problema, è un cancro per la rete, è un cancro per i videogiocatori e per tutte quelle persone che amano i videogiochi. Bisognerebbe cercare di valutare le cose in maniera oggettiva e non soggettiva come succede spesso, perché le colpe di determinate piattaforme o marchi sono sotto gli occhi di tutti. E il fatto che abbiano tolto, per esempio, le community e hanno lasciato delle funzioni come i team. Voi conoscevate sulla PlayStation una funzione che si chiama team? Ne ho parlato ieri sera quando ho fatto lo streaming su Twitch. Ho parlato di questa funzione che sembra simile alle console, alle community, però in realtà non lo è. Ho chiesto in uno dei gruppi su PlayStation, mi è stato detto che questi team sono stati creati per sopperire a eventi ufficiali delle case, che se voi andate nella sezione team e andate a cercare, in realtà ci stanno 3-4 eventi in croce e non è possibile neanche capire bene come funziona, perché poi ogni evento ha delle regole proprie, cioè non ci sono dei trigger che ha impostato la Sony affinché questa funzione andasse bene, funzionasse a dovere. Quindi ci sono tante cose che non vanno. Stesso nei team c'è la funzione per creare eventi, però se tu ci clicchi sopra dici che la funzione è stata rimossa da Sony. Poi non c'è la possibilità, per esempio, dei team di creare dei party comunitari, quindi non è la soluzione alternativa alle community, non può essere. È una funzione che esisteva dalla notte dei tempi, però secondo me non ha mai usato nessuno. Non ha mai usato nessuno perché nessuno neanche l'ha mai trovata, e se è riuscito a trovarla non sapeva che cosa farne. E quindi tutti questi, diciamo, problemi e cose che si verificano, e che secondo me è giusto puntare il dito su quando ci sono problemi del genere, perché servono pure da sprone alla piattaforma o al marchio per fare meglio. Perché se succedono determinate cose e l'utente sta sempre zitto, e chi apre poco poco la bocca per denunciare determinate cose viene additato come l'untore del momento, i problemi non si risolvono. Perciò sto dicendo, il fanboismo è il vero cancro del gaming e bisognerebbe che più persone capiscano questa cosa. Posso capire il fanboismo quando si hanno, non lo so, 13-14 anni, ma già dai 18 anni in su, ma pure più sotto, dai 16, dai, non si può essere fanboy, perché poi alla fine noi siamo semplicemente dei consumatori che spendono e danno i soldi a queste multinazionali. Quindi è giusto che noi pretendiamo da queste multinazionali determinate cose, altrimenti se cominciamo e continuiamo ad andarci contro l'uno con l'altro, queste multinazionali non ci fanno neanche divertire e continuano a fare i loro interessi. Scrivete nei commenti che cosa ne pensate di questo fenomeno e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao.